Ehi! Hello. Come stai, vecchio lupo? Ciao, Richard, come stai? Sei in perfetta forma. Molto lieto. La nuova conquista? Attenta a quello che dici, capisci l'italiano? Ah, abbiamo venito, ti ho prenotato l'appartamento a Lilton. E questa sera ho organizzato la cena in tuo onore. Domani avrai una conferenza stampa con i giornalisti più caustici della capitale. Guarda che il tuo personaggio è magnifico, meraviglioso, stupendo. Sarà il tuo capolavoro, credo. Calma, calma, signori, calma. Seguiteci all'hotel, calma. Lei che è un attore famoso, Mr. Bartok, è contento di interpretare il ruolo di Marcantonio vicino a una principiante? Sì, perché spero non abbia i difetti delle dive. Quali sono, secondo lei, i maggiori difetti delle dive? Di non avere la gioventù e la freschezza di una principiante. Ah, è vero che tutte le attrici che hanno lavorato con lei si sono innamorate? Modestamente. Il suo bacio nelle scene d'amore è veramente irresistibile? Vuole provare? Prego. Vede, Mr. Brown, ognuno di questi vale una fortuna. Lei deve dirlo, Henry, insomma, con 30 miliardi oggi si fa un piccolo film commerciale. Per esempio, noi abbiamo dovuto comprare 2.000 flaconi di acqua di colonia per il bagno di Cleopatra. E questo per l'esattezza e la realtà storica. Acqua di colonia? Sì. Ma esisteva l'acqua di colonia in quei tempi? Beh, ho detto acqua di colonia impropriamente. In realtà si chiamava acqua fragrance, che Cleopatra... Eccoli, arrivano. Ora tu potrai vedere uno dei sostegni del mondo trasformato in uno zimbello nelle mani di una sfaltrina. Guarda e osserva. Oh, ma che sono ste parole? E questo mica ci stava scritto sul contratto, sa? Se è veramente amore, ditemi quanto. Cleopatra, vi è miseria in un amore che può essere valutato. No, 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 troppo basso, stop. Alzatemela un pochetto. Bene, dottore, mettete le due pedanine. Già fatto, dottore, che è un po' due pedanine per Cleopatra. E che mi fiace, ha bisogno dei pedalini? Io ho comprato 12 pare di calze di seta, 2.500 lire al paro, non so se mi spiego. Ma no, sono termini tecnici, sì. Bene, 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 un'altra volta, silenzio, ricominciamo. No. Motore. Partito. Cleopatra, 221 seconda. Azione. Guardali, arrivano. Ora tu vedrai uno dei tre sostegni del mondo trasformarsi in uno zimbello nelle mani di una squadrina. No, a me sta parola mi sta nello stomaco, non mi va ma proprio giù. Il copione. Se è veramente amore, ditemi quanto. Cleopatra. Cleopatra, vi è miseria in un amore che può essere valutato. Voglio che stabilite un limite per sapere quanto io sia amata. Allora bisognerà trovare un nuovo cielo e una nuova terra. Il naso. Il naso! Mi raccomando, il naso! Bene, dottor. Stop! Stop! Ci mancava anche singhiozzo ora. Ti avevo raccomandato di seguirmi la pena. Ma che devo seguire? Quello c'è un angolo solo, c'ha? Che? Un angolo solo? Ma se è tutta una curva, mi fia! Fate uscire questa donna, se no non rispondo di mie azioni! Io uscire? Ma ce l'ho un contratto che gli devo no, star vicino! Calma. Ma che calma e calma! Io sto coso russo lo manderei in no, Siberia! No, no, non ci vengo! Ricominciamo! Silenzio! Che io so benissimo che ce l'ho in motora. Contratto! Motora! Cleopatra, 221 no, terza! Azione! E poi queste parole io non le posso permettere. Cara signora, l'attore Ragazzini stava recitando un brano d'un testo antico. E beh, i zozzoni sono stati. No, è l'attuale linguaggio cinematografico, signora. Lei non si deve assolutamente ma preoccupare. Come? Cleopatra 221 sesta. Cleopatra 221 decima. Cleopatra 221 quindicesima. Cleopatra 221 ventiquattresima. Basta, basta, è impossibile continuare. Che fa, maestro? Dove va? Fuori, bisogna pensare. Ma no, senta, aspetti un momento, maestro. Tene. Ma stai a piangere. Insomma, che gli è stata fatta? Ma che sta succedendo qua, eh? Ma insomma, dovete averci un po' di pazienza, è la prima volta che è nato imparato lei. Vieni con me, fietta mia. Andiamo a vedere che cosa è successo. Basta, basta, io non ne posso più, non ne posso. Mi
Rosetta mia bella, che vuoi fare? Oddio, mi fai venire un infarto. Perché? Che c'è? Credevo che ti volevi buttare sotto. Ma che sotto? Aio, ah, ma hai visto? È andato tutto male. Che figuraccia. Ma no, mamma, ma che figuraccia, figuraccia. Io non ci torno più davanti a Bartok. Ma Bartok è entusiastico di te, l'ha detto a me, l'ha detto. Ah, ma se dice entusiasta. Beh, vabbè, tu hai capito lo stesso, no? Via, via con mamma tua, ti faccio venire una bella camomilla. Aia, che dolore, qua dietro. Via, via, bellezza, via. Allora? Io con quella dilettante non giro. Domani me ne resto in albergo. Non lo puoi fare. Oh, sì che lo faccio. Non lo fai. Ah, sì, io lo faccio. Non lo fai! Ti conto che quella cretina ogni volta che la guardo arrossisce, ogni volta che la tocco freme, ogni volta che la bacio ci manca poco che sviene. E beh? Io avrei un'idea. Ah, sì? Certo. E allora parli, che aspetta? Ieri in teatro i giornalisti hanno visto quello che è accaduto. Purtroppo. Allora noi possiamo voltare la frittata a nostro vantaggio. E come? È semplice. Basta montare un vero amore tra Antonio e Cleopatra. Sì, insomma, trasferirlo dalla finzione alla realtà. Antonio ama Cleopatra nella vita come sullo schermo. E con questo credi che le passerà il singhiozzo a quella sciagurata? Ma il suo singhiozzo è un fatto nervoso. Ecco perché quando si emoziona le viene il singhiozzo. Se Richard facesse finta di essere innamorato di lei, se la corteggiasse, se facesse il cascamorto, sì, insomma, se tra loro due nascesse una certa intimità, vedreste che le passerebbero emozione e singhiozzo. E bravo Bottoncini. Boccherini. Sì, Boccherini, ha proprio ragione. Insomma, se passa l'intimità, nasce l'emozione. Insomma, se lui crea il singhiozzo... L'intimità. Io ho i miei dubbi. E poi è fidanzata. Ma non hai sentito come tremava fra le tue braccia? Se tu ti ci metti, quella si scorda, il fidanzato, il singhiozzo... Le battute che deve dire... Tu, Margaret, stai zitta perché nessuno ti ha interrogato. Ecco. Insomma, tu hai paura di fare la corte a una donna. E poi non ci deve mica fare l'amore, eh? E allora sotto, Don Giovanni, parola di Boccherini. Tutti i giornali del mondo non parleranno che di te. Sarebbe la prima donna che resiste al mio fascino. Non sei mica gelosa? Britt è una donna intelligente, capirà. Ancora, Richard, ancora. Dolly? Così va bene? Ora separati e guardala fissamente. Stop! Questa è buona. Prepariamo altra inquadratura di altra scena. Bene, dottore, macchine. Gabi? Non andare. Perché? Devo dirti una cosa molto importante. Ma cosa? Nella mia vita ho baciato tante donne sul set, ma nessuna mi ha turbato quanto te. Mi stai prendendo in giro? No, vorrei provartelo. Usciamo insieme stasera, eh? Ma non so, mi farebbe molto piacere, ma bisogna domandarlo alla mamma. Alla mamma? E domandiamoglielo. Io non dicevo nulla, Cleo. Vorrei solo che ti lasciassi amare. Sì, ma io veramente... Mamma, capisco. Tu non senti nulla per me, vero? No, non è questo. Anzi, è che per la verità io sarei fidanzata, ecco. Come sarei? Se c'è un altro nella tua vita non c'è posto per me. E sta fermo con sta mano. Aspetta, il posto ci sarebbe. Niente condizionale. Devi scegliere o lui o me. Che c'entra? Scelgo lui, scelgo te. Lasciami pensare un pochetto, no? Ci penserai davvero, Cleopatra? Sì, Antonio. Antonio! Comandi, signora. Che vuole? Mi ha chiamato lei? Io? Ha chiamato Antonio, Antonio. Perché lei si chiama... Antonio. Richard si chiama Antonio. Beh, che c'è da ridere? Il mio è un nome serio. Mi fossi chiamato Eustachio, capisco. Ma mi chiamo Antonio. Se la vostra regalità non avesse la frivolezza come sua suddita, vi prenderei per la frivolezza stessa, mia graziosa regina. Stop! Perfetto! Facciamo altra scena.
Hai visto che con un piccolo bicchiere. Per oggi l'ora non ho finito, grazie. Avanti, presto, si passa nel teatro 4. Dico, ci avete fatto caso che da quando Marcantonio e Cleopatra si sono innamorati qui non si fa più niente? A me mi fanno tanto ridere. È tutta pubblicità. Sarà pubblicità, però lei fa sul serio. Ma va. Ma come, dico, e tu non lo sai che Bartok la piglia in giro? Già, fa l'innamorato per fargli passarsi in giù. Oh, eccoli che arrivano i piccioncini. Tu, Gabi, domani non giri. Tu, invece, Richard, devi girare col costume rosso. Quale? Quello che portavi nella scena della battaglia. Ok, baby. Ciao. Ciao. Dove andiamo, Richard? Dove vuoi, darling? Portami lontano, molto lontano. Ok, Gabi. Ti dà fastidio il vento? No, Richard, è meraviglioso. Portami sul Nilo, mio generale. Va bene, mia regina, comanda e io ti obbedirò. È ancora molto lontano, Richard? No, pochi minuti. Non dimenticare la borsetta, eh? Che posto romantico, eh? Sediamoci qui. A che pensi, Richard? Perché non parli? Cosa posso dire che tu non sappia già? Io non so niente di te. Richard, tu mi vuoi bene. Ma certo, darling. Ora dobbiamo andare. Ma come? Se siamo appena arrivati. Sta per piovere, è meglio che andiamo.
Richard. Usciamo insieme stasera, eh? Sì, cara, usciamo insieme. I signori devono cenare. No, grazie, ci porti del cannone. Nessuno, mi sento davvero un fallito. Nessuno crede in te. Senza soldi, senza casa, senza te. Nessuno crede in te. Io spero soltanto che questa sfortuna mi debba lasciare, dovrà pur finire. E cerco qualcuno che possa prestarmi dei soldi. Nessuno crede in te. Per giunta tra poco sarà l'onomastico tuo. Nessuno crede in te. E per farmi perdonare, oh lei. Nessuno crede in te. Vorrei regalarti una bella pelliccia, ma non ho il coraggio di farmi vedere. Io Richard, sono un pallino, andiamo via da qui. Perché? C'è il mio ex fidanzato. Chi è? Dove sta? È quello che sta suonando la chitarra vicino al cantante. Sai, il ragazzo di cui ti ho parlato l'altro giorno. Insomma, si può sapere che cosa te ne importa di lui? Beh, siamo stati fidanzati, no? È meglio che andiamo via. Perché? Non ne vedo la ragione. Io sono un fallito d'onore. Per questo vergogna di farmi vedere. Un treno io prendo e non mi farò. Gabriella, ti devo parlare. E ora non posso. Permetti che ti presenti il signor Richard Bartok. Io non voglio conoscere sto bamboccione, io voglio parlare con te. Ma finisci da Teddy, come ti permetti? Ah, e lo difendi pure. Ma lo sai che ti ha fatto diventare un zimbello di tutti? E dicono che ti fa la corte solamente per fatte passare a zinghiozzo. What are you talking about? Where are you going? Go away! Ma come parli? Ma chi ti cazzo? La parla con la gara! Lascia la gara! Lo faccio vero! Ma galli dentro! Devi ghiacciare la gara! La gara! Non facevo a pugni da quando vendevo i giornali a Brooklyn e non me la sento di ricominciare per una stupida ragazzina col fidanzatino geloso. Eh sì, ma ormai non possiamo più tirarci indietro. E in fondo la rissa al mocambo ci serve, fa notizia. Notizia? Sono stufo di fare il pagliaccio, sono un attore io. Sì, va bene, d'accordo, ma io non posso mica fermare il film, insomma. Vedi, Richard, io sono sicuro che domani mattina, con una parolina, una carezzina, mettiamo tutto a posto. Tu sei un ragazzo, che ci sai fare? Balle. Quella ormai sa tutto e a lavorare non ci torna. E poi sono stufo di giocare alla filodrammatica. Sono un attore! Ho capito che sei un attore! E con questo... Calma!